Please approach SCP-173 for testing. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Chat Horror. Oggi proseguiamo col salvare la terza persona. Allora, voglio provare a fare sta cosa. Cos'è? Ah, tipo dovrebbe cadere. Mi chiedo se quelli che prendono se rimangano. Cioè, vorrei capire, ma dove cavolo? Ah, là sono. No, ma mi sa che converrebbe saltare tutto qua. Basta, basta. Che se no qua... E allora, è meraviglioso quanto velocemente finisce la vita. Sembra che la vita sia proprio di fronte a te. Va tutto bene, sei felice e pensi che la vita sia nelle tue mani. Ma poi qualcuno ti spegne le mani. E in un attimo la tua vita cambia. Per quello. Qual è la mia colpa? E poi le mie gambe si sono spente. Per quello. Non potevo camminare. Questo è così spaventoso. Ma è un bene che sia finita. Hai visto come sono caduto dalla sedia quando l'acqua è finita dal bicchiere? Dalla sedia l'ho deccato dal pavimento. Ma sono ancora morto. Dai, portami nel tuo inferno. O il paradiso. Ma penso di non meritarlo. Decidi già. Aisha, stai bene? Oh, perché stai prendendo in giro? Anche se non posso indicarti. A dire il vero, pensavo che dopo la morte tutto sarebbe stato in qualche modo diverso. Più romantico. Ma sono sdraiato sul pavimento, sotto il tavolo e aspetto di essere portato all'inferno. Perché pensi di essere morto? Tutto è molto semplice. Ho visto un angelo. Molto bello. Era dei capelli rossi, con abiti bianchi, con grandi ali. Probabilmente sei ancora più bella. Anche se ho letto che sei un'energia assoluta. Vuoto nulla. In un buon senso. In generale, hai molti nomi. Tutti ti chiamano come gli è più comodo e familiare.
Ti ho sempre chiamato Dio. Mi dispiace che sia la parola sbagliata. Chiamami come vuoi. Ok, allora ti parlerò come prima. Quando andiamo via. A proposito, hai già scelto un posto per me? Aspetta, devo capirlo. Raffigurare. Oh sì, ha senso. Come decidi il destino della mia anima se non la conosci affatto? I miei ultimi ricordi non sono molto piacevoli. In realtà troppo sgradevole. In generale, io e il mio ragazzo stiamo insieme da molto tempo. Lo amo e anche lui ama me. Tutto era fantastico, ma non lo so, all'improvviso è diventato qualcosa di diverso. Ha iniziato a comportarsi in modo strano, passando meno tempo con me. E si è rifiutato di ammettere qual era il problema. Pensavo di mi stesse tradendo. Non è stato difficile rubargli il telefono senza farsi vedere. Ho trovato un SMS con un po' di Alexandra. E ho pensato, questo è tutto. Mi tradisci con lei. Ma c'erano delle sciocchezze nei messaggi. Non ho capito proprio niente. E ho iniziato a controllare ulteriormente il suo telefono, quando all'improvviso è arrivato un messaggio di sua madre. Io ho parlato di alcuni farmaci e di un attacco. Gli ha parlato di farmaci e di attacco. Temevo che fosse gravemente malata. Mi vergognavo di sospettare che il mio ragazzo tradisse. Qualsiasi persona si comporterà in modo strano se sua madre è malata. Ho iniziato a leggere tutta la loro corrispondenza e mi sono spaventata ancora di più. Sua madre era sana. Lui era malato. Ho visto per la prima volta il nome di questa malattia. Sclerosi multipla. Ho googlato a letto. Mi sono sp davvero spaventato. So che tipo di malattia è. È orribile. Sono diventato isterico. Finora il mio ragazzo si è sentito bene, ma ho letto che non ci vorrà molto tempo. Non ci vorrà molto. Oh mio Dio, avrà dei sintomi gravi. Non gli ho parlato dopo. Non so come. Non so cosa fare dopo, cosa gli succederebbe adesso. E cosa accadrà a noi adesso? Dio, perché taci? Di qualcosa. Sono degno del paradiso? Perché non gli hai parlato? Non lo so, io ho paura. Come posso parlargli? Come può essere? Tu lo ami? Sì. Sì, mio Dio, lo amo così tanto. Ma non so se posso gestire. Sono abbastanza forte. Ho paura di fargli del male. Hai davvero bisogno di te adesso. Stai dicendo che hai paura. Credimi, tu hai molta più paura di te. Questa malattia è assolutamente imprevedibile. Le conseguenze possono essere disastrose, ma anche tutto può andare bene. In ogni caso, per lui è necessario il tuo sostegno e il tuo amore. Senza di loro perde la fiducia in se stesso, e questo non farà che peggiorare le cose. Stai con lui se ami. L'amore è capace di miracoli. Sarai il suo angelo custode, Aisha. Sì, sono qui. Vai da lui, ha bisogno di te, ti sta aspettando. Ok, ora lo sono, ma... Oh, gambe, si stanno muovendo di nuovo. So camminare. Oh mio Dio, posso camminare di nuovo. E così finisce anche la storia di Aisha. No! E come faccio a perdonarla ora?
io la voglio perdonare. Datemi un attimo, no, qua devo stoppare. Devo perdonarla questa. Ok, adesso qua vado velocemente e cerco di in qualche modo di salvarla, perché non ho avuto il tempo di cliccare. Qua sta registrando? Sì. Ok, ce l'ho fatta. Non si può saltare? No. Ok, se il video vi è piaciuto invita a lasciare un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!